Allora, carissimi, siamo pronti? Anche oggi possiamo incominciare. Nuovo relatore, ma amico, Don Andrea, che per caso è da queste parti. Davvero una bella combinazione che siamo riusciti a mettere insieme un po' di cose. Allora, proseguendo il nostro percorso, abbiamo avuto una settimana per pensare ai nostri quattro amici che ci hanno rivelato la misericordia come parola chiave, e quindi ce l'abbiamo nel cuore e andiamo avanti su questa strada. Invece Don Andrea oggi ci parlerà attraverso Giuseppe e i suoi fratelli delle fatiche, delle sorprese, delle relazioni. Grazie. Ok, grazie a te, buona serata. Bene, bentrovati. Sono contento di essere qui, ringrazio dell'invito. Non è la prima volta, perché ero venuto nel mese di maggio dell'anno scorso. Io c'ero, ma non era l'anno scorso. Due anni fa, forse non, anni fa. Non l'anno scorso pastorale, l'altro anno. Vabbè, comunque l'ho venuto. Era già venuto, quasi non sicuro. E quindi ben trovati. Grazie. So che fate un percorso intenso, impegnativo, ricco, quindi voi questa sera prenderete quel poco che riesco a condividere e a offrire, soprattutto grazie a Giuseppe, che scopriremo un poco, e scopriremo la figura di Giuseppe in rapporto anche ai fratelli, cercando di ritrovare qualcosa delle dinamiche di una fraternità, pensando che fraternità vuol dire, lo diremo anche tra poco, tanto della nostra vita. Fraternità è vita di famiglia, fraternità è vita di comunità come la parrocchia, fraternità vuol dire altre forme di appartenenza, ma l'essere in relazione certamente fa parte della nostra vita. E allora iniziamo. Incontriamo Giuseppe in quella parte biblica che racconta le storie dei grandi patriarchi: Abramo, Isacco, Giacobbe e quindi Giuseppe con i suoi fratelli. Cioè sono le pagine queste dei grandi patriarchi che riflettono la profondità, l'autenticità della fede e della storia di Israele, che nel contesto dell'Esodo, ricordate, quando lasciano l'Egitto per andare verso la terra promessa, Israele fonda la propria fede. Trova le ragioni del proprio credere, scopre da dove viene, da quale dono dipende. Allora questa riflessione di Israele sulla propria fede nel contesto dell'Esodo fa scoprire a Israele i grandi patriarchi. Questi testi della Genesi che ritroviamo non sono le prime pagine scritte della Bibbia, ma sono appunto le pagine scritte a seguito dell'esperienza grandiosa per Israele dell'Esodo. E in questo contesto dell'Esodo Israele scopre soprattutto l'elezione di Dio, cioè vuol dire scopre che Dio ha scelto quel popolo, lo ha scelto come popolo amato. Ecco, Israele nel deserto scopre che Dio lo ama, si è scelto questo popolo. Allora la vicenda dei patriarchi comincia a raccontare che Dio fa storia con il suo popolo, cioè diventa, potremmo dire, di famiglia. Allora i patriarchi sono i primi volti che raccontano la familiarità di Dio, la scelta di amore di Dio di quel popolo. È un Dio che lo educa, educa il popolo, è un Dio che diventerà il Salvatore. Dunque anche la vicenda di Giuseppe si inserisce in questo contesto, allora, cioè fa parte dei grandi patriarchi, ma che, come sto cercando di dire, ci raccontano appunto il nucleo, il cuore della fede di Israele, e ci aiutano a scoprire questi grandi patriarchi e anche Giuseppe,
che Dio ama il suo popolo, Dio educa questo popolo, Dio salva il popolo. La storia di Giuseppe poi, in modo particolare, se la rileggessimo con calma tutta, riflette anche chiaramente l'esperienza dell'Egitto. C'è la carestia e dove va il popolo? Guarda un po', o meglio, prima viene venduto Giuseppe, dove va a finire Giuseppe? In Egitto. E l'andare in Egitto per Giuseppe è l'eco di quella storia di schiavitù di Israele che era in Egitto. E infatti poi c'è la carestia e i fratelli di Giuseppe cosa fanno? Anche loro vanno in Egitto a cercare da mangiare, ma vengono messi in prigione, vedremo, cioè la schiavitù. E finalmente Giuseppe rimetterà in cammino i suoi fratelli, cioè apre a un cammino di liberazione. Allora vedete come nella vicenda di Giuseppe si specchiano le dinamiche dell'esodo: l'Egitto, la schiavitù, la sofferenza e poi un cammino di liberazione, un cammino di promessa. Non a caso, notate, non a caso nel racconto storico, quando Israele lascia la terra di Egitto e si incammina nel deserto, deve portarsi dietro le ossa di Giuseppe. Giuseppe se lo porta nella terra promessa, perché è memoria di quel cammino di liberazione. Torna poi in questa vicenda anche una dinamica che abbiamo già scoperto nei primi capitoli della Genesi: Caino e Abele. Li conoscete, vero? Sì. Caino e Abele. Cioè l'esperienza di essere fratelli e insieme la scoperta di una fraternità ferita, una fraternità che non si realizza. E anche per Giuseppe e i suoi fratelli vi è una fraternità che è dono, hanno uno stesso padre, Giacobbe, e insieme è una ferita, c'è un contrasto che li accompagna. E a differenza però della vicenda di Caino e Abele, qui abbiamo, lo dico così, una puntata in più. Cioè nella vicenda di Giuseppe con i suoi fratelli troviamo anche la riconciliazione. Non c'è soltanto la ferita tra il vivere da fratelli, ma viene vissuta la strada dell'incontro, del ricostruire la fraternità. Allora ecco perché, già dicevo all'inizio, con Giuseppe siamo invitati a riflettere sulle nostre esperienze di fraternità. E ci sono quelle di sangue, in famiglia, ci sono quelle delle comunità, ci sono fraternità scelte e altre che ci sono date. Pensate, per chi lavora, i colleghi di lavoro. Non è che uno dice adesso cerco il posto di lavoro dove ci sono certe persone che mi sono scelto, ma alcune persone nelle relazioni della nostra vita ci sono date non per scelta, ma entrano a far parte di una dinamica di fraternità. Dunque anche le nostre esperienze di fraternità vivono le dinamiche che troveremo: il dono e la gratuità, però anche incomprensioni, ferite, scontro e infine cammini possibili di riconciliazione. Vediamo allora. Entriamo nel testo. Il primo capitolo, poi gli altri cercherò di scorrerli più velocemente, però il primo mi piacerebbe leggervelo tutto perché ci aiuta a entrare nella vicenda. Siamo al capitolo 37 della Genesi. Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora, Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di lui. Israele, che è sempre Giacobbe, amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe.
I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancora di più. Disse dunque loro: ascoltate il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alzò, restò diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio. Gli dissero i fratelli: vuoi forse regnare su di noi e ci vuoi dominare? Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece anche un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: ho fatto ancora un sogno, sentite. Il sole, la luna e 11 stelle si prostravano davanti a me. Lo narrò dunque al padre e ai fratelli, ma il padre lo rimproverò e gli disse: che sogno è questo che hai fatto? Dovremmo forse venire io, tua madre e tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? I suoi fratelli, perciò, divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. E poi qui si racconta dei fratelli che vanno a pascolare. Giacobbe manda Giuseppe a cercare i fratelli mentre stanno a pascolare e accade questo: essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono contro di lui per farlo morire. Caino e Abele, vedete? Volevano farlo morire. Si dissero l'un l'altro: eccolo, è arrivato il signore dei sogni, orsù uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna, poi diremo una bestia feroce l'ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: non togliamogli la vita. Poi disse loro: non spargete il sangue, gettatelo in una cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che gli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti provenienti da Galad con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto, passarono alcuni mercanti madianiti, tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Bene, questa è la vicenda. È un capitolo nel quale abbiamo la presentazione dei personaggi: Giuseppe, Giacobbe il padre, Giuseppe, i suoi fratelli. Viene presentata la relazione difficile, avete sentito, tra Giuseppe e i suoi fratelli, ma certo, leggendo il testo, anche a noi verrebbe da dire un po' se le cercava, eh? Va bene? E poi l'esito, la vendita di Giuseppe e l'arrivo in Egitto. Allora vorrei condividere alcune riflessioni su questa vicenda, questa prima parte che abbiamo incontrato. Il primo punto l'ho intitolato così: Giuseppe Saputello. Ok? Nei sogni addirittura tutti si inchinano nei suoi confronti. Certo, può apparire supponente questo Giuseppe, certamente può infastidire, ma la scrittura che ce lo presenta in realtà vuole farci scoprire che Giuseppe ha una consapevolezza nella sua vita. Non ha la convinzione di essere migliori di altri, ma Giuseppe ha la percezione di essere amato, di avere in dono una vita benedetta. Cioè, nel cuore di Giuseppe, i sogni che raccontano che i covoni, le stelle, si inchinano a lui, non vogliono dire una presunzione nei confronti degli altri, ma è la convinzione profonda del cuore di questo ragazzo di essere amato, di avere una vita benedetta. Giuseppe scopre pian piano il suo essere amato,
dalla vita e da Dio. Anche la cura che ne ha il padre, una sorta di predilezione, tanto è vero che il testo dice al versetto 4: il padre amava lui più di tutti i suoi figli. Bene, anche questa predilezione in realtà nel testo vorrebbe raccontare la cura di Dio, cioè la predilezione di Dio, che è non solo per Giuseppe, cioè se ne parla di Giuseppe per dire che è per ciascuno la predilezione di Dio, la scelta, l'amore di Dio. Potremmo dire così: Dio ama Giuseppe e, notate bene, lui se ne è accorto. Perché vedete, questo è il problema. A volte accade nella vita con qualcuno che Dio ti ama e tu non te ne sei accorto. Allora, questo atteggiamento di Giuseppe, un po' supponente, rivela che ha consapevolezza di quanto è amato, della cura che c'è per lui. E questa, allora, potremmo dire nel linguaggio biblico o in una lettura che potrebbe diventare arricchita con il Vangelo, è la condizione del figlio. Vi spiego. Non so se ricordate, Gesù al battesimo di Giovanni il Battista viene battezzato e poi una voce dal cielo dice: questi è mio figlio, l'amato, ascoltatelo. E poi andiamo sul Tabor, la trasfigurazione, e anche lì la voce del padre che dice: questi è il figlio amato, ascoltatelo. Allora, vedete, Gesù è il figlio amato, è il figlio che vive l'amore del padre, che sa di essere amato dal padre e come tale è figlio. Ma aggiungiamo ancora un altro esempio del Vangelo. Nel Vangelo di Giovanni troviamo un apostolo che non si firma con il nome, ma si firma con questa annotazione: il discepolo amato, che poi probabilmente è Giovanni, lo stesso che scrive il Vangelo. Come a dire che la chiamata di tutti noi, che tutti noi abbiamo, è quella di metterci nella posizione di figli e di scoprire che siamo figli amati. Questo è Giuseppe. Giuseppe ti dice che tu devi anzitutto essere figlio, scoprire un amore che ti è dato come dono di vita, come amore che genera. Allora, se noi parliamo oggi di fraternità, se parliamo di fratelli, dobbiamo prima di tutto scoprirci figli, cioè ritrovare noi la cura e l'amore di un padre, scoprire che la vita ce l'abbiamo come dono. Questo è essere figli. Si tratta di vivere anche la gioia e la leggerezza di questo essere figli, perché è l'atteggiamento di chi si affida. Cioè, questo Giuseppe è un po' irresponsabile, non si rende conto che si mette in pericolo, ma è talmente convinto del suo essere figlio che si dona. Bene, ma per i fratelli non è così. Quindi i suoi fratelli vivono una reazione che abbiamo visto, un po' come per Caino, che nei confronti del fratello Abele, che pure, come qui, sembrava quello più amato da Dio, Caino lo uccide. Dunque il problema, quando c'è il problema dei fratelli, potremmo dire il problema di una fraternità. Il problema è quando si pensa che l'altro sia amato e tu no. E tu no. Solo quando tutti ci si mette nella condizione di figli, allora ci si può accogliere, si può costruire una fraternità. In fondo i fratelli di Giuseppe vedono che il padre ama Giuseppe più di loro. Bene, viene in mente un altro brano di Vangelo, questo per arricchire un po' il nostro sguardo, non so se lo state pensando anche voi, il padre misericordioso. C'è un figlio, il minore, che chiede la sua parte di eredità e se ne va di casa. Disperde tutto, fa una vita da delinquente e torna a casa non perché è pentito, ma perché ha fame.
perché deve vivere, e fa la sua parte: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, notate. E il padre cosa fa? Non c'è una parola di rimprovero e gli fa una festa strepitosa. Ma poi c'è l'altro figlio, che è quello bravo, che ha sempre fatto tutto a puntino, ha sempre ascoltato papà e mamma, ha osservato la legge, è perfetto, ha fatto tutto quello che doveva. Ma anche lui, sorpreso che il padre voglia fare la festa al figlio che è tornato, cioè sorpreso di come il padre lo ama, pensando quasi che ama di più l'altro figlio. Allora anche questo figlio maggiore si dimentica di essere figlio, e quando parla di quello che è tornato dice: tuo figlio è tornato a casa e tu gli hai fatto la festa. Non dice mio fratello, cioè anche l'altro perde la posizione di figlio. Allora quando non si vive da figli si rompe la fraternità, si creano le invidie. Se ti dimentichi di essere figlio non sei più capace di vedere l'amore del padre per te e ti sembra che ami di più altri. Questa vicenda ci dice però che proprio la fraternità, proprio lo stare insieme, talvolta può indurre a dimenticarci l'essere figli e a maturare il confronto con l'altro, non con lo sguardo del fratello, ma attenzione, che cosa scatta? La paura del rivale. Se tu non sei mio fratello e sei amato più di me, tu sei un rivale, porti via il posto a me. Certo, Giuseppe un po' li ha provocati, anche con i suoi sogni, poteva almeno tenerseli per sé quei sogni. Però qui forse potremmo vedere un po' l'entusiasmo e l'ingenuità del giovane che racconta della sua vita. Ma più seriamente, questo raccontare di Giuseppe ci ricorda che l'essere amati, l'essere figli, diventa anche una responsabilità, cioè ci chiede di mostrare il nostro essere amati non esibendoci, non schiacciando l'altro, non sopraffacendo il fratello che ho vicino. Ma l'essere amato mi è chiesto di viverlo, allora come? Amando. Questo è il modo per far scoprire agli altri l'essere amati, cioè nel dono di sé. Qui forse Giuseppe sbaglia, cioè non è capace di condividere la sua gioia amando, cioè con lo sguardo prima di tutto attento al fratello, attento agli altri. Ma ecco allora che appunto abbiamo l'immagine di una fraternità ferita. Notate come c'è un crescendo di male e di odio. Al versetto 4, i suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti gli altri, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Poi al versetto 8, dopo che ha raccontato il primo sogno, lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni. Poi al versetto 11, i suoi fratelli divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. E poi al versetto 18, quando lo videro, complottarono contro di lui per farlo morire. Cioè c'è, vedete, un crescendo di frattura, di incomprensione, di male. Le difficoltà e le incomprensioni della fraternità, ci dice questo, se non sono gestite, degenerano. Cioè le incomprensioni tra due persone, ancora di più in una comunità, se non sono rielaborate, se non se ne parla, se non si cerca il dialogo, le incomprensioni degenerano, si accrescono, diventano dei castelli giganti e creano incomunicabilità, ampliano le ferite, erigono muri, generano invidie, talvolta calunnie e talvolta addirittura la morte.
Allora sembra dirci questo testo: se si perde di vista il padre, cioè se non si vive più da figli amati, può accadere che la fraternità nella quale vivi diventi ferita. Viva la frattura, l'incomprensione, l'invidia. Ma ci sono due fratelli, diciamo, un po' più pacati, Ruben e Giuda. Abbiamo sentito Ruben per primo, dice: non uccidiamo il nostro fratello, buttiamolo nella cisterna. E dice il testo: Ruben avrebbe voluto riportarlo a casa suo padre. Poi anche Giuda cerca di salvare un po' la situazione. Cioè ci sono due fratelli che in qualche modo prendono le difese di Giuseppe. E questo ci dice una cosa interessante, perché ci dice che nell'esperienza di una fraternità ferita, cioè dove cresce l'incomunicabilità, l'incomprensione, dove si affaccia l'invidia, è sempre possibile comunque intravedere germogli e semi di riconciliazione. È sempre possibile vedere un bene praticabile. È sempre possibile l'incontro e l'intesa. Cioè la fraternità ferita non è mai l'ultima parola. Ruben e Giuda ci dicono: proprio in quella fraternità ferita c'è una possibilità di bene. E questo ci dice anche: nella fraternità il Signore sempre suscita chi si dedica ad essa e tenta la riconciliazione, tenta l'incontro, l'intesa. Ecco, potremmo chiederci, nelle esperienze nostre di fraternità, tra fratelli per esempio, oppure nelle comunità parrocchiali, nelle comunità legate alle associazioni, ci ha mai chiesto il Signore di fare questa parte? Cioè di essere quelli che cercano e mostrano i segni di bene, i segni di riconciliazione. E vedete, Giuseppe non viene ucciso, gli va meglio che ad Abele, ma viene venduto per l'Egitto. Ecco, questa quasi insperata salvezza per Giuseppe racconta la provvidenza di Dio, che nelle vicende più varie, talvolta tragiche e dolorose della vita, Dio non smette di prendere la sua iniziativa di bene. Quando tutto sembra finito, c'è ancora uno che fa il bene, è Dio. Pensate anche nella nostra vita. Quando tutto sembra scadere, nella fraternità ma non solo, nella nostra vita, quando tutto ormai sembra irreparabile, Dio non ha ancora smesso di farci il bene. Questo ci dice Giuseppe che viene salvato. L'esperienza della fraternità, anche quando essa vive la ferita e la frattura, ci dice il testo, è comunque accompagnata dalla provvidenza di Dio. È sempre possibile l'operosità della volontà di Dio. Ma facciamo un altro passo e andiamo al capitolo 39, perché adesso andiamo a vedere che cosa accade a Giuseppe in Egitto. E qui non lo leggo tutto perché è un po' lungo, anche se neanche tanto, ma leggo l'inizio e poi un po' riassumo. Giuseppe era stato portato in Egitto e Potifar, eunuco del faraone, comandante delle guardie, un egiziano, lo acquistò da quegli ismaeliti che l'avevano condotto laggiù. Il Signore fu con Giuseppe e a lui tutto riusciva bene e rimase nella casa dell'egiziano suo padrone. Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua quanto egli intraprendeva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale. Anzi, quello lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi. Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell'egiziano, grazie a Giuseppe, e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, sia in casa sia nella campagna.
Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di nulla se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto. Dopo questi fatti, la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: coricati con me. E qui comincia il dialogo di questa donna che tenta Giuseppe per portarselo a letto e lui che dice di no, lui resiste. Finché dopo uno di questi tentativi, praticamente c'è una piccola collutazione, lei gli prende il vestito, lui fugge e a questa donna rimane in mano il vestito. Allora lei cosa dice? Accusa Giuseppe. Chiama gli altri e dice: è venuto Giuseppe, si è spogliato davanti a me e mi ha tentato. Ok? Allora arriva Potifar e cosa fa? Lo fa mettere in prigione. Quindi Giuseppe, che invece è stato fedele, e conclude così: Potifar si accese d'ira, il padrone prese Giuseppe e lo mise nella prigione dove erano detenuti i carcerati del re. Così egli rimase là in prigione. Ma sentite cosa accade: ma il Signore fu con Giuseppe, gli accordò benevolenze e gli fece trovare grazia agli occhi del comandante della prigione. Così il comandante della prigione affidò a Giuseppe tutti i carcerati che erano nella prigione e quanto c'era da fare là dentro lo faceva lui. Il comandante della prigione non si prendeva più nulla di cura di quanto era affidato a Giuseppe, perché il Signore era con lui e il Signore dava successo a tutto quanto egli faceva. Pensate che bello, eh? Che fortunato. Ah, tu intervieni perché stai per dire come me. No, il contrario. Sì, sì, è bella questa frase. Il Signore dava successo a tutto quanto egli faceva. Bene, vediamo. Questo capitolo 39 ci narra le vicende di Giuseppe all'inizio della prigionia, quindi quando arriva schiavo in Egitto, e di come egli vive bene in realtà. Trova questo Potifar, che è un uomo buono, gli lascia fare tutto, e la benedizione di Dio fa moltiplicare il bene che fa Giuseppe. Vanno bene perfino gli affari di Potifar. E poi abbiamo ascoltato, quando va in prigione, sembra che le cose vadano male, ma il Signore va con lui e in prigione, diciamo pure, vive da privilegiato. Ok? Gli va bene ogni cosa. Un po' fortunato questo Giuseppe. Ecco, questa è la pagina che ci aiuta a scoprire cosa vuol dire essere dono nella comunità, o meglio, come essere dono in una fraternità. Cosa significhi suscitare fraternità? Qual è il cuore della questione? Mi sembra che il segreto ci viene detto nel versetto 2 e poi ripetuto più volte. Il Signore fu con Giuseppe. Questo è il cuore, il messaggio. Ma più avanti, quando va in prigione, perché il Signore era con lui, il Signore dava successo. E ancora poco prima, al versetto 21, il Signore fu con Giuseppe. È un ritornello continuo. Viene in mente anche qui un altro brano, Giosuè, quando deve prendere in mano la guida del popolo per entrare nella terra promessa, e Giosuè doveva avere una paura indicibile, Dio continua a dirgli: non temere, Giosuè, perché io sarò con te, io sarò con te. Questo è il messaggio. Allora qui della vita di Giuseppe ci viene detto: il Signore era con Giuseppe. Questo è il segreto della riuscita della sua vita e dell'essere a questo punto uomo che suscita fraternità, cioè che moltiplica il bene. Ecco, questa è una bella immagine. Giuseppe moltiplica il bene. Vediamo allora la vicenda di Giuseppe nella casa di Potifar. Viene raccontata appunto annunciando continuamente che il Signore stava con lui e che tutto quello che faceva Giuseppe riusciva al meglio. Versetto 2, 3, 23. E si arriva addirittura a dire che Giuseppe era bello di forma e avvenente di aspetto. Ma anche un altro modo per dire la scrittura, che quando il Signore è con te, la tua vita è bella, perfino nel corpo. Diventi bello, diventi bella.
narrando il bene della vita di Giuseppe, allora si annuncia il bene che opera Dio. Ecco, come Giuseppe, penso che scopriamo questo, come Giuseppe, ciascuno di noi allora è custode, portatore di un bene. E così si scopre che Dio fa bella la nostra vita. Questo, vedete, è il primo passo per vivere e per costruire una fraternità. Io che ci sto, porto un dono, o meglio, io che ci sto, sono dono per questa comunità. Sono portatore di un bene per questa fraternità. Per essere suscitatori di fraternità, dobbiamo ridirci che noi siamo dono in una fraternità. Dobbiamo però, come per Giuseppe, scoprire e custodire la presenza di Dio. Cioè, questo è il cuore, il Signore è con te. Per questo sei dono in una fraternità. Questo ci dice che è il Signore a costruire la fraternità. Lo fa anche attraverso di noi, ma è Lui che costruisce la fraternità. E ancora, Giuseppe, facendo il bene, raccoglie il bene per la sua vita, cioè lui farà andare le cose a puntino, ma intanto è trattato bene, perché Potifar praticamente lo mette, gli fa gestire tutti i suoi averi, poi anche quando va in carcere incontra il comandante che gli vuole bene e poi sappiamo diventerà viceré in Egitto. Cioè lui è arrivato da schiavo e straniero la posizione più alta, dopo il faraone, dopo il re. Allora Giuseppe, è vero che fa il bene, ma gli ritorna addosso, cioè è un bene che raccoglie per la sua vita. Potifar gli affida i suoi averi, lo nomina maggiordomo. Allora con Giuseppe si scopre che il bene che scopriamo di noi, che siamo noi e che operiamo, il bene che noi condividiamo con gli altri, ci procura altro bene, cioè ci fa vivere. Tu nella comunità sei un segno positivo, bene, questo fa vivere anche te, regala vita a te. Allora possiamo chiederci: che cosa fa bene oggi alla mia vita? Cioè, cosa faccio di bene per me, per la mia vita? Quali memorie ho del bene fatto ad altri e che poi ha fatto star bene anche me, ha reso ricco anche me? Quali punti fondamentali nel fare il bene posso darmi per essere gratuità, dono in una fraternità? Allora, vivere la fraternità vuol dire cercare il bene, vedere il bene che c'è e scoprirsi dono all'interno. Ma ancora non solo. Giuseppe, facendo il bene, è capace di suscitare il bene anche per gli altri, negli altri. Infatti amministra egregiamente i beni di Potifar, al punto che il padrone neanche gliene chiede conto. E anche per noi il bene che viviamo non è solo qualcosa di buono per noi, ma suscita il bene per gli altri, cioè crea la fraternità, riallaccia i rapporti. Il tuo essere dono crea comunione, questo si vuol dire. Addirittura possiamo dire che alla nostra vita sono affidati i cammini di altre persone. Questo è il senso del vivere la fraternità standoci dentro come dono. Non che tu debba fare chissà che cosa, ma sei invitato a scoprire che ti è affidata la vita di altri. Ecco, mi veniva in mente a questo proposito una icona che ho visto al monastero di Vose, dove ci sono due monaci e ce n'è uno che è un po' incurvato, porta sulle spalle un altro monaco, se lo porta proprio di peso. È una bella immagine della fraternità. Cioè la fraternità è che il tuo vivere il bene, il tuo essere bene nella comunità, porta la vita degli altri, si fa carico di altri. Ecco la fraternità,
ci sono affidati altri nella vita. Però tutto sembra bello, ma c'è di mezzo questa donna che lo tenta e che con tutte le sue arti alla fine arriva ad accusare Giuseppe, abbiamo detto già. E quindi possiamo dire Giuseppe, per il bene che ha ricevuto, lui è fedele, mette a rischio la sua posizione, la sua vita, ma rimane fedele, non cede a questa tentazione. Ecco, sembra dirci questo, che il bene che Dio ti fa vale il rischio di mettere in gioco la tua vita. Vedete, in una fraternità a volte è più facile stare dietro le quinte, aspettare che parli qualcun altro, lasciare che il primo passo lo faccia qualcuno e dire ma vediamo come si muove la situazione e poi anch'io prenderò posto. E invece ci dice Giuseppe, ma se tu credi, se il Signore è con te, se tu sei bene nella comunità, devi fare la tua parte, cioè devi metterti in gioco nella vita della comunità, devi portare il dono che sei. Ecco la fedeltà di Giuseppe. Ecco, in questo modo credo possiamo verificare le scelte concrete della nostra vita, il nostro stile di vita, chiedendoci se è coerente con il bene che Dio ti ha fatto. Cioè, la domanda è più semplice, potremmo chiederci se la nostra vita è coerente con il Vangelo. Questo è il modo per essere bene, per essere dono in una fraternità. Costruire la fraternità richiede anche il dono della vita, di mettere a rischio la vita, come ci dirà Gesù, il morire a se stessi. E guardate, non è qualcosa di negativo, cioè morire a se stessi non vuol dire farsi del male, ma morire a se stessi è l'atteggiamento di chi continua a riconoscere che l'altro è dono, che l'altro è affidato a me, è affidato alla mia cura. Con l'inganno però, l'inganno di questa donna, la moglie di Potifar, si presenta anche il tema della tentazione in questa vicenda. E cioè è molto concreta la scrittura e ci dice, è come se ci dicesse, belle parole fin qua, è anche facile dirlo, che devi essere dono, che devi vedere gli altri come persone affidate a te, che devi metterti in gioco, ma cari miei, c'è una molteplicità di resistenze che tentano di impedire questo, che rendono più difficile questo essere davvero dono in una comunità, in una fraternità. Ci sono delle resistenze a far sì che la nostra vita si faccia dono e cercano di frenare in noi il desiderio di vivere il bene, di fare bella la nostra vita, di farci carico degli altri. Bene, per Giuseppe queste tentazioni e poi la prigione, la tentazione non sono motivo per spegnere la vita. Quanti motivi avrebbe avuto di lamentarsi, per lamentarsi? Quanti motivi potremmo avere noi nelle nostre relazioni per lamentarci? Di quanto non siamo capiti, di come gli altri non vanno bene, di come perdiamo gli obiettivi che ci siamo dati? Quanto potremmo dire ma non siamo capiti, e con il rischio di una vita che si spegne, che non ci crede più. E invece Giuseppe, anche in prigione, vive, questo fa, vive. Ecco, le difficoltà, la tentazione per Giuseppe sono sempre un invito a ricominciare a vivere il bene e la condivisione, nella consapevolezza che il Signore è con lui. Ecco, penso che anche noi, nella fatica, nella delusione, nelle difficoltà anche della relazione e della fraternità, possiamo ridire: la mia vita è bene, la mia vita è capace di bene e il Signore è con me. E anche nella sofferenza la nostra vita può diventare capace di sostenere il cammino altrui. Ma arriviamo all'ultima parte, gli ultimi 5-6 minuti.
Perché nei capitoli successivi, capitolo 40 e 41, troviamo Giuseppe alla corte del faraone che interpreta i sogni del faraone, quindi va sempre tutto meglio. Ma anche questo ci dice, non li leggiamo, non li commentiamo, ma uno spunto voglio dirlo, cioè questo Giuseppe che ovunque va interpreta i sogni, che è un po' il suo dono, il suo carisma, e che quasi ci dice che stare nella fraternità ti chiede di vivere il tuo carisma, la tua particolarità, il tuo dono proprio, il proprio ministero. Ecco, Giuseppe vive proprio il suo posto, sempre, nella fraternità, nella relazione con gli altri. Ma l'ultimo passo, appunto, ci parla di una riconciliazione ritrovata. Leggo soltanto l'inizio e poi due parole di riassunto per andare subito a un po' di commento. Capitolo 42. Giacobbe venne a sapere che in Egitto c'era grano, perciò disse ai figli: perché state a guardarvi l'un l'altro? E continuò: ecco, ho sentito dire che vi è grano in Egitto, andate laggiù a comprarne per noi, perché viviamo e non moriamo. Allora i 10 fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento dall'Egitto. Quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, che è stato l'ultimo figlio, Giacobbe non lo lasciò partire con i fratelli perché diceva: che non gli abbia succedere qualche disgrazia. Arrivarono dunque i figli di Israele per acquistare il grano in mezzo ad altri che pure erano venuti, perché nella terra di Canaan c'era la carestia. E qui comincia tutta la vicenda dei fratelli che da chi vanno? Guarda un po', proprio da Giuseppe, che li accoglie in Egitto e lui li riconosce, ma loro non riconoscono Giuseppe. Allora Giuseppe ci gioca un po', per cui dice: ah, va bene, ne ha messi alcuni in prigione, no? E poi dice: ma voi avete un fratello più giovane, allora prima di avere il grano tornate da vostro padre e portatemi qui il fratello più giovane, no? E allora fanno tutto questo cammino, e quando portano il fratello più giovane, Giuseppe sta ancora un po' a giocare, a non farsi riconoscere, dice ai servi di preparare un pranzo per tutti, per tavoli distinti, perché dice che gli egiziani con gli stranieri non potevano mangiare insieme, per cui su una tavola ci sono i fratelli di Giuseppe, poi c'è Giuseppe, ci sono tutti gli altri, e finalmente Giuseppe si fa riconoscere con grande commozione. Ma vediamo brevemente questi passaggi. Vi dicevo che arrivano i fratelli, Giuseppe li riconosce e loro invece no, non riconoscono il loro fratello Giuseppe. C'è una fatica del riconoscimento, come a dire che quando si ferisce la comunità, la fraternità, in fondo sono i fratelli che l'avevano venduto, sono loro che hanno ferito quella fraternità. Allora, quando si ferisce la fraternità, è faticoso riconoscere ancora l'altro come tuo fratello. Questo forse non deve sorprenderci. Quando noi nelle relazioni abbiamo qualche difficoltà, si crea una frattura, una incomprensione, arrivare a riconoscere che quello lì che mi sembra mi abbia fatto del male è mio fratello, è difficile. È necessario attivare un vero cammino di conversione, ci dice il testo. Ed è un po' tutta questa vicenda del mettere in prigione, tenere lì Simeone, mandare a prendere Beniamino, farlo tornare davanti a lui con Beniamino. Cioè, prima di arrivare al riconoscimento c'è tutto un cammino da fare. Allora, cari amici, questo vale anche per la fraternità. Le fatiche della fraternità per arrivare a riconoscersi richiedono un percorso, richiedono un cammino, richiedono un itinerario. Ricostruire la fraternità richiede una vera operosità di tutti. Non accade magicamente, non accade d'improvviso. E sono messi in prigione da Giuseppe, quasi a dirci che la riconciliazione richiede come primo passo un serio esame di coscienza, cioè un prendere consapevolezza delle proprie responsabilità.
E anche Giuseppe deve fare il proprio cammino di riconciliazione. Al versetto 24 del capitolo 42, qui Giuseppe che sembra forte, perché è quello che si prende gioco degli altri, ma sentite cosa fa? Al versetto 24, allora egli andò in disparte e pianse, come a dire, anche Giuseppe sta facendo il suo cammino di riconciliazione, non è facile neanche per lui, pianse. Poi tornò e parlò con loro, scelse Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. Ma ancora, quindi primo passo del ricostruire la fraternità, è richiesto un itinerario, è richiesto un prendere coscienza delle proprie responsabilità, è richiesta una operosità concreta. Ma poi, capitolo 43, versetto 15-34. Ne leggiamo un po'. Gli uomini presero dunque questo dono e il doppio del denaro. Va bene. Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: conducimi questi uomini in casa, macella quello che occorre, apparecchia, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. Allora si avvicinarono al maggiordomo della casa di Giuseppe, parlarono con lui, e va bene, c'è il dialogo col maggiordomo. Entrano nella sala da pranzo e egli domandò loro come stavano e disse: sta bene il vostro vecchio padre di cui mi avete parlato? Vive ancora? Notate, parla di suo padre, di Giacobbe. Risposero: il tuo servo, nostro padre, sta bene, ancora vivo. E si inginocchiarono prostrandosi. Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino, il suo fratello, figlio della stessa madre, e disse: è questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? E aggiunse: Dio ti conceda grazia, figlio mio. Pensate quale affetto già trapela tra Giuseppe e questo figlio, fratello suo, che non aveva mai conosciuto. Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia, uscì facendosi forza e disse: servite il pasto. Fu servito per lui a parte e per loro a parte, per i commensali egiziani a parte, perché gli egiziani non possono prendere cibo con gli ebrei. Presero posto davanti a lui dal primogenito al più giovane, ciascuno in ordine di età, e si guardavano con meraviglia l'un l'altro. Egli fece portare loro porzioni prese dalla propria mensa, ma la porzione di Beniamino era 5 volte più abbondante di tutta quella degli altri, e con lui bevvero fino all'allegria. Penso un modo per dire finché erano ubriachi, no? Bene, che cosa ci dice questo testo anche simpatico? Cioè di un, attenzione, ritrovarsi come fratelli mangiando insieme. Perché se anche i tavoli sono divisi, cioè anche qui c'è un cammino da fare, ma le portate arrivano dal tavolo di Giuseppe. E per Beniamino un'abbondanza enorme, forse perché Beniamino era l'unico innocente lì, eh? Va bene. Vuol dire che ricostruire la fraternità ha il volto della misericordia, quello di cui già avete parlato. Cioè, qui Giuseppe è uno che dona, è uno che non si è bloccato nel torto subito, ma nel ritrovare i propri fratelli riattiva le dinamiche del dono, della condivisione, appunto del mangiare insieme, che è un modo per dire la misericordia, è il modo per dire una rinnovata accoglienza. E è bello sentire, dice qui Giuseppe si commosse, sentì il bisogno di piangere, è quel pianto di cui ci parla anche la scrittura quando parla della misericordia di Dio, che è quella che nasce dalle viscere, no? che viene proprio da dentro e che diventa una sorta di commozione, che apre il cuore, la vita all'altro, è in fondo il grembo che accoglie la misericordia, il grembo che accoglie.
E notate, si parla anzitutto qui della misericordia di Dio. Allora è il suo guardarci di nuovo come padre che può accompagnare i cammini di riconciliazione, è il ritornare ad essere figli. Questa bella messa è una messa di fratelli, cioè di nuovo sono figli, e quindi si torna a costruire una fraternità. E poi è anche la misericordia come criterio della relazione tra fratelli, dello stare insieme. E poi c'è questo pasto. Bene, il pasto ci dice che si riattiva la condivisione dei doni, l'arte del condividere, ed è il segno di una fraternità che riprende. Vi faccio un esempio, ma per, sciocco, ma per dire. Ricordo anni fa a Pavia, ero assistente dell'Azione Cattolica e era stata nominata una nuova presidente dell'Azione Cattolica. Poi c'erano stati alcuni problemi, praticamente dopo una settimana si era dimessa. No. E allora abbiamo fatto un consiglio dell'Azione Cattolica, c'era anche il Vescovo, si era dimessa per delle fatiche della fraternità, perché aveva trovato molte incomprensioni. Ci siamo trovati a questo consiglio perché non c'era nessun altro che voleva farlo. Finalmente, dopo un po' di discussione, un'altra signora improvvisamente si offre e dice come lo faccio come sacrificio, ma se proprio c'è bisogno mi rendo disponibile a fare la presidente diocesana dell'Azione Cattolica. Il vescovo che era lì disse tappiamo una bottiglia. Cioè, voglio dire, nel momento in cui si ritrova una fraternità, una disponibilità, una condivisione, si può condividere nella gioia questo pasto. Allora la gioia e il mangiare insieme è il segno di una fraternità che riprende. Però notate, il pasto lo si prende ancora divisi, quasi a dirci che le ferite della fraternità comunque lasciano una traccia. Cioè la misericordia non è il cancellino che cancella il segno sulla lavagna, piuttosto la misericordia la vediamo nelle ferite di quando ci tagliamo, e alcune ferite, le cicatrici si vedono. Ecco, le ferite della fraternità rimangono come cicatrici, ma proprio perché rimangono come cicatrici, rimangono anche come memoria di come Dio ha avuto misericordia di noi, di come Dio continua ad amarci. Vado a concludere. Abbiamo ascoltato, facendosi riconoscere, Giuseppe chiede se è ancora vivo il padre, quindi come comincia a riconoscersi in mezzo a loro, e si presenta e dirà così: sono il vostro fratello. Siamo al capitolo 45. Allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Così non restò nessun altro presso di lui, e proruppe in un grido di pianto. Gli egiziani lo sentirono, la cosa fu risaputa anche dal faraone. Giuseppe disse ai fratelli: io sono Giuseppe, è ancora vivo mio padre? Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché erano sconvolti dalla sua presenza. Ecco, sono queste le coordinate di una fraternità riconciliata: riconoscere il padre, essere figli e dire io sono tuo fratello. Questa è la misericordia. Non aspettare che l'altro mi dica ti perdono, ma comincia tu a dire io sono tuo fratello. Pensate cosa vuol dire quando si subisce un torto serio, e io che ho ricevuto questo torto arrivo a dire io sono tuo fratello, cioè ti tendo la mano. E Giuseppe spiega che in tutta la sua vicenda misteriosamente c'era un progetto, una provvidenza di Dio per il popolo, per tutti loro. Questa fraternità ferita viene riconciliata quando ci si riaffida al Signore, alla sua volontà. E una vita riconciliata racconta la grandezza e l'opera di Dio. Infatti più avanti Giuseppe dice: adesso andate da mio padre e raccontategli tutto quello che è successo, cioè si racconta l'opera di Dio. Concludo con una cosa che copio, l'ho sentito ieri sera, non so chi di voi conosce il trapper Izzy. Tu Paolo lo conosci?
Secondo me solo lui lo conosce. Qualcun altro conosce il Tre Perizzi? Vabbè, io l'ho scoperto ieri sera. Vabbè, ho un po' capito. Però c'è una frase che mi ha colpito di una sua canzone e che mi sembrava adatta a concludere, e quindi ve la leggo. E questo trapper che va di moda con gli adolescenti e i giovani di oggi non è un rapper, è un trapper, che è ben diverso. E dice così: se siamo fatti a tua immagine, chiamaci a corte, rifacci compagine. Ecco, mi sembra una bella frase che dice cos'è una fraternità ritrovata. Grazie. Non so se si usa fare delle domande o se sì, si può. Se c'è per caso qualche immediata domanda, riflessione, osservazione, si può. Io ne avrei una. Sentiamo. Che destabilizza dall'inizio. Innanzitutto, complimenti perché ha smosso delle cose in me che credevo sopite. Troppo. Ma se una persona non si sente amata, cioè non si percepisce amata, sostenuta, come fa a essere parte di una comunità? Cioè, questa è una cosa mia personale, è un problema mio che ho tantissimo tempo. Se io mi sento amata a intermittenza, come le luci degli alberi di Natale, quelle che un po' si infonono, e sono in una comunità, faccio del male a questa comunità se io ci sto dentro, o la comunità può aiutarmi quello intorno, magari farmi percepire l'amore che io non riesco a sentire. Capisco che ci vorrebbe 6 ore per dire. No, dico come penso 2 battute. Il rischio più grosso della prosecuzione di questo ragionamento sarebbe, cioè porterebbe all'isolamento. Cioè se uno dice siccome non mi sento così tanto amata, e cioè poi se sto in una comunità e percepisco di non essere amata, allora tanto vale stare per conto mio e mi isolo, questo è l'esito peggiore che potrebbe esserci, no? Penso 2 cose. La prima cosa è che il fatto che uno è amato non è questione soltanto di percezione, come dire, sento che sono amato, c'è anche questo, ma non solo. Nella logica della scrittura è un annuncio, cioè il Vangelo ti dice che sei amato, cioè non è che ti dice tu senti che sei amato, cioè te lo annuncia, è una rivelazione. Allora è come se il Vangelo ti dicesse: se anche non te ne sei accorto, io ti dico, tu sei amata, sei preziosa agli occhi di Dio, e Dio non fa mancare persone nella tua vita che ti amano. Quindi questa è un annuncio, e dobbiamo lasciarci raggiungere da questo annuncio, e l'esperienza di una comunità offre l'occasione perché questo annuncio in vario modo ti possa raggiungere. L'altra cosa è che la vita della comunità regala, fa sperimentare l'arte della comunità, no? Anche le ferite di cui abbiamo parlato. E allora educa, allena a gestire, come dire, le delusioni, le fatiche, le incomprensioni, e crea l'occasione perché nella esperienza di una difficoltà possa risentire quell'annuncio. Cioè, lo dico meglio, il fatto di essere amato non lo sperimento semplicemente perché mi va tutto bene nella vita. Per Giuseppe il segno che è amato è quello, ma non è che se allora le cose vanno male, cioè la comunità ti dice nella tua vita così com'è, la comunità ti aiuta a riconoscere che anche lì dentro sei amata. Anche se paradossalmente va tutto male, cioè a me sembra che vada tutto male anche... Forse sì, bisogna secondo me provare a riaprire qualche ascolto e vedere da dove ti arriva l'annuncio che in realtà sei amata. Grazie.
Abbiamo bisogno di pensarci tanto, mi sa. A tutto è una figura simpatica, quello, sì, a tutto quello che ci hai portato come annuncio, lo teniamo dentro e pian piano vediamo di trovare l'annuncio dell'amore, l'amore grande, e quindi essere dono anche per gli altri. Possiamo chiudere, diciamo grazie Don Andrea. Grazie. Grazie a voi. Ritorna, naturalmente. Ecco. E ultimo incontro del corso biblico, venerdì ne abbiamo 25, può essere, sì, 25, con Ottavio Pirovano, che fa parte di Decapoli. Poi diremo due parole la prossima volta. Grazie. Grazie a voi. Io faccio. Oh, scusa, Don Andrea. Voglio dire complimenti per la presenza e l'ascolto. E grazie alla comunità che qui offre, a Casa Nicodemo, che offre questa bella opportunità. Ecco, io faccio allora una pubblicità progresso. No, la prima è che finito il corso biblico, poi tutti i venerdì continueremo la lettura del Vangelo di Luca nella Sala delle Margherite. Lì in fondo trovate un volantino giallo con la scansione dei giorni, dei brani, eccetera, con libertà, uno può venire sempre, può venire quando può, quando vuole, quando desidera. Sa che tutti i venerdì, come dire, si fa una serata sulla parola, che forse è lo strumento che ci aiuta a fare fraternità e a vivere la fraternità. La seconda proposta invece la faremo il 16 e il 17 di novembre, non qui ma all'Oasi di Erba. Faremo la lettura in notturna di tutto il Vangelo di Marco, per cui partiremo con la cena, poi ci sarà la celebrazione eucaristica che inizia alle 21 e leggeremo il Vangelo di Marco commentato con Don Matteo Crimella, e si concluderà alle 3 di notte. Poi alle 3 di notte andremo a dormire, la mattina ci sveglieremo con calma verso le 10 e faremo un momento di condivisione, il pranzo insieme. È un momento forte sulla parola, che vabbè, chi può e chi desidera, appunto, ci sono le iscrizioni sul sito, potete andare, eventualmente massimo 50 posti, perché poi non ci stiamo, per cui è l'inizio dell'avvento. L'inizio dell'avvento, quindi insomma è un momento forte, bello di per stare sulla parola. Grazie e buonanotte. Grazie.